è una figura totalmente anomala, sia perché è assolutamente autodidatta, sia perché totalmente fuori, lontano da Roma. E forse è l'unico regista che ha sviluppato un suo discorso coerente e protratto nel tempo lontano da Roma. È riuscito sempre a fare le cose che voleva fare, come le voleva fare lui, nel momento in cui lo voleva fare. E anche a dare un senso economico a questa operazione, perché nota che Olmi è cresciuto fra Bergamo e Treviglio, che è una zona di... E Treviglio è una zona di commercianti che andavano nel mondo a vendere le stoffe, non so, quindi ha dentro di sé anche una capacità di imprenditoriale e una capacità di far tornare i conti, quindi ha queste sue doti artistiche misteriose. Io, ecco, fra tutti quelli che mi hanno aiutato a farmi un'idea del cinema, una mia idea del cinema, devo ricordare due figure in particolare. Una Pasolini, che ancora non faceva cinema. Conobbi Pasolini, che scrisse i commenti a un paio di miei cortometraggi. E Pasolini, sapendo che io vivevo a Milano, una sera, ricordo, pioveva, che Dio la mandava, io lo avevo accompagnato con una 500 che avevo a casa perché diluviava, parlavamo proprio del valore di un cinema che avesse, come dire, questo diretto rapporto con la realtà al punto da diventare il film, il nostro sguardo sulla realtà, ossia riconoscere il mondo nel quale viviamo attraverso il cinema. La prima folgorazione, in quanto proprio approfondimento del valore del cinema, fu con Rossellini, Paisà e Roma città aperta. I film di Rossellini mi folgorarono perché vedevi al cinema quello che tu potevi osservare nella strada e nella vita. E allora lì, per esempio, non in maniera totalmente consapevole, ma ho intuito che il cinema poteva essere un modo di guardare il mondo reale con un occhio non di fuga dal reale, ma il film come suggerimento per capire la tua realtà. Fidanzati comincia proprio in un contesto di danza. In quel momento preciso il contatto fisico era sempre, come dire, in qualche modo sorvegliato da una moralistica abbastanza rigida, quindi guai se la donna si concedeva prima del matrimonio. C'era un modello morale che era moralistico. Il ballo non solo consentiva il primo approccio tra un lui e una lei, ma quando l'intesa si era formata, il ballo era un modo per godere di questo contatto fisico, che è un segno proprio di fidanzamento. Ossia, io lascio perché mi fido di te che tu appoggi il tuo corpo al mio. Ecco, questa è in quel contesto. E i due fidanzati, comincia il film che i due fidanzati sono fidanzati, nel senso che celebrano il loro fidarsi a vicenda attraverso anche il ballo. Io credo che, ecco, la danza, che in quegli anni almeno della mia giovinezza, del resto che già da bambino vedevo, sia nel mondo metropolitano, cittadino, sia nel mondo rurale, la danza, per esempio, segnava i giorni di festa. Ecco, qualche volta, mi ricordo, nelle strade di Milano giravano questi organetti, no? E suonavano queste canzoni ballabili. A volte dalle botteghe artigiane
uscivano persone, uomini, ragazze, eccetera, interrompevano per un attimo il lavoro e facevano un ballo e poi ritornavano a lavorare. Ecco, il ballo come manifestazione proprio di festa, di gioiosità. Qualche volta, quando la festa è una celebrazione imposta, l'ultimo dell'anno, il contesto di gioiosità, se tu sei malinconico, diventa più malinconico della tua malinconia, perché non c'è peggior cosa che mettere la gioia sopra uno stato d'animo malinconico. Già nel posto, io ricordo che allora avevo una ragazza che faceva da montatrice, perché io non mi sentivo ancora preparato ad affrontare la responsabilità del montaggio in senso completo. E dicevo a questa ragazza, ma per esempio quando raccontiamo la storia degli impiegati a casa, ecco, noi mettiamo dentro delle inquadrature così e le vediamo a casa, ma non si può perché lo spettatore non capisce. E allora lì ho dovuto un po', come dire, aggiustarmi e con un minimo di compromesso che però non mi soddisfaceva. Con i fidanzati io sono partito già prima di girare il film con l'idea di utilizzare presente e possibile futuro. Caro Giovanni, ho ricevuto la cartolina, poi la tua lettera. Perché quando si scambiano le lettere, i due... Non ti ho risposto subito perché non sapevo se... Le lettere d'amore nel finale. Non è il passato. È come loro si vedono in una proiezione di nuovo innamoramento e di nuova danza di fidanzata. E quindi a quel punto ho sentito che io non potevo più subire il montaggio secondo una prassi convenzionale. Dovevo assolutamente intervenire. Ma nei fidanzati, vedi, proprio per via di quella terza dimensione del tempo, che non è il presente, ma è la dilatazione del presente nel passato e nel futuro, la musica è una risonanza interiore. Ossia, il motivo della danza, di quando lui balla, è un motivo che gli ritorna dentro. E del resto anche noi, quando ricordiamo, molto spesso è la musica che accompagna il nostro ricordo. E infatti in Zoo di vetro, di Tennessee Williams, quando Jimmy, il ragazzo che racconta, si presenta al pubblico e spiega quello che tra poco verrà in scena, dirà: questo racconto parla del passato e ecco perché ogni tanto sentirete che tra le quinte c'è un violino che suona. Perché sempre poi il ricordo è un po' un violino che suona nella memoria di ciascuno di noi. Il posto nasce in un contesto storico ben preciso, ossia è finita la guerra, il mondo riprende a vivere, scoppia il boom economico in Italia, quindi da poveri diventiamo tutti meno poveri o addirittura un po' ricchi. Il mondo rurale si trasferisce nel mondo metropolitano. E infatti in quegli anni si svuotano le campagne, c'è una grande crisi nel mondo agricolo e c'è una grande fioritura del mondo industriale. I fidanzati viene immediatamente dopo, 62 l'ho girato, quindi 63. Che cos'è? È già il primo segno di una devastazione in quel tipo di assetto millenario delle comunità, dove uno nasceva in un contesto, cresceva, si innamorava, si sposava, faceva figli e veniva seppellito in quel contesto. Dico, col mondo industrializzato questi assetti di comunità si rompono.
Per cui il lavoro comporta una trasferta. Se non è più che tu dalla periferia di casa tua vai alla periferia della fabbrica, no? Dalla periferia di casa tua vai in Sicilia. Ecco, il mondo comincia a quell'assetto sociale, no? A frantumarsi. Crea qui le separazioni. E quel mondo industriale si sovrappone con tutto il suo peso, come dire, di ingombro e devastante per la cultura ancora solamente agricola del sud, per cui ecco, in mezzo a questo mondo millenario che ara il campo ancora con l'asino e quasi l'aratro di legno, arrivano i petrolchimici con degli impianti industriali. A Priolo, dove io ho girato il film, e dove se una ragazza avesse risposto a un saluto di un uomo, perdeva l'onore, tre anni dopo, Priolo aveva la prostituzione per questa sovrapposizione di una violenza inaudita come sconvolgimento del tutto. Ecco, quindi la differenza tra il posto e i fidanzati è proprio, segue la differenza della trasformazione delle nostre società. Questi film, quando allora uscirono, venivano considerati, come dire, film di interesse periferico, sia dai critici che, diciamo, dagli osservatori politici, dagli osservatori sociali, della trasformazione del mondo che stavamo vivendo. Da un punto di vista politico, io ero considerato un cattolico di sacrestia, proprio che non aveva assolutamente idea di che cosa potesse essere la nuova realtà che stavamo vivendo. Al punto che I fidanzati venne giudicato da qualcuno in questi termini, ricordo esattamente la frase: il limite culturale di Olmi è chiaramente riscontrabile nella sua inadeguatezza a raccontare una storia di fabbrica, di operai. E io mi domandavo, ma com'è possibile? Dico, se io sono un impiegato, ho vissuto nei cantieri quando andavo a girare i documentari con gli operai, quindi io ho fatto la fabbrica, ho vissuto nella fabbrica, vengo da un mondo di operai, e che un intellettuale di sinistra dica che io non sono adeguato a raccontare il mondo in cui vivo. Ma dico, cosa vede lui che io non vedo? O cosa non vede lui? Il cinema è sempre stato, come dire, un ambito in cui la componente artigianale del fare doveva essere assolutamente posseduta. Ossia, credo proprio per mia natura che io non sarei stato in grado di fare il regista che si siede sulla poltrona e dirige il film in un contesto in cui ognuno fa una certa cosa. Ecco, io sicuramente per il tipo di formazione, di autoformazione, da impiegato ho cominciato a prendere una macchinetta, girare alcune cose, poi provare a incollarle insieme e quindi sono diventato, come dire, artigiano nel vero senso della parola, addirittura di quelli che si costruivano la pialla per fare il falegname. Tutto questo, secondo me, è stato molto utile per il mio percorso. E lui come si era inventato attore? Mai fatto un giorno di scuola di recitazione. Come si era inventato regista di teatro? Si inventò animatore e
anche dal punto di vista tecnico, perché Olmi è uno dei pochi registi italiani, nota che per esempio Fellini non ha mai scattato una fotografia in vita sua, non sapeva mettere le mani su una macchina, per lui era tutto un miracolo. Olmi ti smonta la macchina da presa e te la rimonta con le mani, conosce gli obiettivi, conosce tutte le innovazioni che lui ha sempre seguito, tu sai che quella ditta ha fatto quel certo obiettivo, che già, lui è bravissimo, non so come fa. Rispetto a tutto il percorso che a volte rifaccio con la mente, no? Da quando ho cominciato i primi documentari fino all'ultimo film, io credo come dato positivo e diciamo di conforto per me stesso, credo di non aver mai tradito me stesso, ossia ho sempre alla fine, bene o male, fatto quello che avevo intenzione di fare. Poi come sia venuto lo giudicheranno gli altri. Se lo devo giudicare io, ti dirò che non ce la faccio. Non ce la faccio perché è come giudicare la mia vita passata. Ecco, se tu prendi un frammento della tua vita passata e cerchi di giudicarlo, ti accorgi che il giudizio a posteriori, in un certo senso, è inutile per modificare quel passato. Ed è inutile per vivere il presente perché non si presenterà mai il passato. Olmi ha seguito una sua strada abbastanza indifferente, anzi del tutto indifferente, alle risposte, non alle risposte delle persone che stima, non alle risposte della gente che è in grado di dare un giudizio, ma di fronte alle occasioni del cinema. Lui poteva uscire dal suo percorso subito, perché io mi ricordo che gli portai immediatamente, proprio dopo i fidanzati, gli portai una proposta di un film da parte di un produttore importante, un film poi con Mastroianni, che era diventato un nostro amico, era mio amico poi dai tempi della Dolce Vita, e che aveva subito, Marcello aveva una grande sensibilità, aveva capito che questo era bravo, gli era simpatico, ci voglio fare un film con Ermanno, e non è mai riuscito a fare un film con Ermanno. Ma ha sempre spinto, nel corso della carriera gli avrà offerto 3-4 volte di fare un film con lui. Ermanno non è completamente sordo alle occasioni anche di guadagno, anche di affermazione a un livello, non si è mai preoccupato granché degli incassi, della risposta che poteva venire a questo film, ma ha continuato a fare i documentari, per esempio, è passato molto presto a fare dei servizi televisivi, molto belli, molto importanti, dove però ovviamente guadagnava la metà della metà della metà di quello che si guadagna facendo un film. La cosa importante, secondo me, è vivere con sincerità e con grande disponibilità. Quindi io faccio il cinema come vivo. Il cinema è una cosa della mia vita, non è tutta la mia vita. Se mi dovessero dire potresti rinunciare al cinema o rinunciare a qualcosa per... No, io non rinuncio a niente, faccio quello che posso se ho l'opportunità per farlo. Devo dire che oramai, vedi, non posso più tornare indietro. Ormai io nel fare le cose, quelle poche cose che farò ancora, andrò oltre ogni limite. Non dirlo ai produttori perché...